Ciao a tutti, sto andando a Foggia a conoscere il Bell'Anatroccolo, associazione di famiglie down. Andremo a trovarli nella loro bellissima casa FAD. Scopriremo insieme che cos'è. Seguiteci. Vi ricordo che questo programma è stato offerto da Ferrovie del Gargano, Carni Affini Gourmet, Hamburgeria Gourmet e Cinzia Olearia. Buona visione. Si fatica, si lavora, si cucina? Sì. Cosa prepari più tardi per merenda? Dolci. Ah, ma io so anche spremuta d'arancia. Sì. Ah, perfetto, perfetto. Allora poi me la fate assaggiare perché non vedo l'ora. Patrizia Lipuori, presidente dell'associazione Il Bell'Anatroccolo. Patrizia, ma raccontami, che cos'è Il Bell'Anatroccolo? Che cosa fate qua? Il Bell'Anatroccolo. Il nome preciso dell'associazione è Associazione Famiglie Down Il Bell'Anatroccolo. Nasce fondata da me, che ho una figlia con la sindrome di Down, però in realtà accogliamo anche altre disabilità. E il Bell'Anatroccolo in contrapposizione alla favola del brutto anatroccolo, perché siamo dell'idea che i nostri ragazzi, i nostri figli, sono delle persone come tutte le altre, non sono brutti anatroccoli che devono fare di tutto per farsi accettare nella società. E per questo noi lavoriamo per consentire, aiutare i nostri ragazzi, tra cui c'è mia figlia, a raggiungere il massimo grado possibile di autonomia. Patrizia, mentre chiacchieriamo sento in sottofondo il rumore, mi sembra di un aspirapolvere. Sì. Io non è che usi molto questi attrezzi, però mi sembra un aspirapolvere. Sì, sì, è un aspirapolvere, perché stanno facendo le pulizie sicuramente, almeno immagino, no? E troveremo probabilmente un po' di disordine. Ma sono i ragazzi che fanno le pulizie, ho capito bene? Certo, sono proprio certo. Loro sì, che sì, si occupano sì, di... Si occupano dell'ambiente, di portare avanti questo ambiente. Sì, 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 escono, fanno la spesa, decidono cosa mangiare per merenda. Qui trovano una vera e propria casa. Sì. E portano avanti delle attività che sono poi le attività che gli insegnano la normale e quotidiana autonomia. Tutto nasce per in vista del dopo di noi. Noi genitori, ed è questo il motivo che mi ha spinto a fondare questa associazione, che cosa sarà dopo, quando io non ci sarò più, ma anche quando io ci sarò ancora, no? Come un altro figlio si sposa e vive da solo, va all'università, si trasferisce in un'altra città, per quale motivo io non devo pensare allo stesso modo, sin da adesso, al futuro di mia figlia? La nostra attenzione è rivolta all'intera famiglia. Intanto i genitori devono essere consapevoli e accettare pienamente la condizione, no? Di vita. E a volte noi genitori invece siamo portati a sostituirci, a trattarli da ragazzi disabili. Questo invece noi impariamo in questa associazione a non farlo, cioè impariamo a trattare i nostri figli come gli altri figli. Bene, allora io andrei a vedere cosa hanno preparato per merenda, soprattutto perché un po'... Accomodatevi. Vediamo le arance, Chiara. Io vorrei imparare oggi a fare la spremuta. Oggi abbiamo fatto le pulizie domestiche, abbiamo preparato la merenda, un'aranciata. No, il succo di arancia e poi le crostatine con della marmellata. Brindiamo a questo pomeriggio meraviglioso, grazie per averci ospitati, scusate se vi abbiamo un po' disturbato mentre facevate le faccende domestiche, quindi a noi. Io sto qua perché io faccio, io parlo qua per fare tutto da sola. Io ho visto che tu prima hai pulito il bagno da sola, tutto quanto, E con la Margherita dice: Chiara, pulisci tutto il contorno bagno del water. C'è la fidanzata? Sì. Bravo! Solo tu ce l'hai.
fidanzata? Sì. Qualcuno è fidanzato. Qualcuno è fidanzato. È fidanzato qualcuno? Sì. Sì. Tu sei fidanzato? Auguri, complimenti, non si dice nulla. Sì, ma Chiara, ah, che veramente! Ah. Guarda, che coincidenza! Maria Antonietta, raggiungimi. Vieni pure qua. Io so che tu sei un po' la coordinatrice degli educatori. Sì. Noi ci occupiamo appunto di questo ambiente. Gli educatori devono essere quelli che spronano il ragazzo a fare da solo. Quindi lo spronano anche a chiedere aiuto, però deve partire dal ragazzo in autonomia, a riconoscere che è in difficoltà e quindi a chiedere aiuto, però sostanzialmente bisogna stimolarli a muoversi da soli negli ambienti, a provvedere a se stessi, nelle autonomie domestiche e nelle autonomie personali. È Cristina Piemontese, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice del progetto CasaFad, e Tiziana Pellicciaro, Life Coach. Scopriremo questa figura ignota e più. Maria Cristina, il progetto CasaFad nello specifico di che cosa si occupa? L'abbiamo visto, l'ho potuto capire direttamente sulla mia pelle conoscendo i ragazzi meravigliosi che ospitate, però vorrei sentire da te proprio di che si tratta. Sì, il principio guida che ispira il progetto è di dare a questi ragazzi autoconsapevolezza di se stessi, di chi sono, di cosa sanno fare e di cosa non sanno fare, come tutti noi che abbiamo delle capacità, dei carismi e dei limiti. Una volta insieme, acquistando questa autoconsapevolezza, possono affrontare il mondo, no? come ogni figlio che viene accompagnato nel conoscersi, nello scoprirsi e nello scoprire il mondo, attraverso le attività quotidiane della gestione di una casa, come facciamo noi tutti nella nostra casa, e quindi da lì scoprono anche affinano la loro motricità fine grossolana, imparano a rassettare la casa, a gestire, ma soprattutto attraverso le attività si riscoprono e si relazionano con i coetanei, quindi attraverso la relazione, quindi la crescita sociale, c'è anche lo sviluppo cognitivo. E quindi vengono accompagnati nella loro crescita, come diceva anche la Presidente, sin da piccoli, seguendo le loro tappe, i loro tempi, i loro ritmi, adeguandoci noi ai loro tempi e quindi accompagnandoli in questa crescita. Tra l'altro tu svolgi un ruolo delicatissimo e molto importante, che è quello del tutoraggio alle famiglie, cioè tu ogni mese incontri le famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto CasaFad e fornisci loro gli strumenti utili a stare con loro. Ci provo, sì, insieme ci incontriamo una volta al mese e in questo percorso di sostegno alla genitorialità. Anch'io sono mamma, oltre ad essere psicologa, di tre figli, quindi insieme proviamo a individuare quegli strumenti che vadano a sostegno dei nostri ragazzi. A breve partiranno qui al Bella Metropoli anche delle attività un po' più innovative. Sì, c'è l'idea di far partire attività di una bottega artigianale solidale, quindi di i ragazzi si divertiranno nel portare avanti delle attività manuali con la soddisfazione poi di darla, di venderla all'esterno, quindi avere anche un ritorno di gratificazione. Tra l'altro il Bella Natroccolo è la prima associazione che a Foggia si è avvalsa di un life coach, anzi di una life coach. Tiziana, ma scusami, alla fine io ho bisogno di sapere, tutti abbiamo bisogno di sapere, questa figura ammantata di mistero, il life coach, chi è, che fa, perché esiste? Il coach è un allenatore delle risorse dell'individuo, è un accompagnatore, uno sponsor dell'individuo, quindi lavora tanto sull'autoconsapevolezza, lavora sul potenziamento di quello che l'individuo ha già, lavora sugli obiettivi. Quindi siamo in questo punto, dove vogliamo arrivare, come ci vogliamo arrivare. Stabiliamo un piano d'azione
verifichiamo eventuali ostacoli che ci possono essere. Quindi anche in questo ambito il coaching si inserisce veramente in una maniera perfetta, perché qui noi vediamo la persona. Quindi tu ti occupi ovviamente, oltre che della relazione d'aiuto, anche nella formazione. Non degli educatori, ma dei volontari. Ah, ecco. Sì, perché anche questa è una figura fondamentale. Chiunque viene in relazione con i ragazzi deve essere allineato con la metodologia che è stata scelta, che è appunto quella di non sostituirsi. Alla fine qui cerchiamo di far emergere le potenzialità di tutti. Si impara poi anche dagli errori, no? Sì, infatti il concetto dell'errore è quello che ci piace, nel senso che prima Chiara, tagliando le arance, si è tagliata, no? E quindi ha imparato che deve stare più attenta, semplicemente, ma in tutte le attività, no? Nella vita di tutti i giorni, attraverso l'errore io posso autocorreggermi e imparare a far meglio. Saluti da? Da Chiara Patricio, cosa fai? Sai come si chiama la TV dove va questa? Si chiamerà La Tua TV. Diciamo La Tua TV? Non è facile. La Tua TV. TV. Allora, diciamo insieme. Saluti da? Da Chiara da Ciccio. La tua TV. Una foto di veloce. Tu, Patrizia, hai detto una cosa prima che mi ha colpito tanto. Mi hai detto: la diversità è una forma di normalità. Da mamma e da donna meravigliosa e sensibile che è riuscita a creare tutto questo, cosa provi, cosa pensi oggi quando guardi negli occhi di tua figlia? Io guardo mia figlia adesso con una speranza nuova, una speranza in più. È una speranza che è la certezza che stiamo facendo qualcosa di importante, di buono, direi proprio di sì. Ecco, qui al Bella Natroppoli abbiamo passato un pomeriggio stupendo, vero? Sì. Grazie!